Kenzo Case, Stefano Mancinelli, Mario Balotelli. Tranquilli, non è un appello, non siamo a scuola. Vi domando che cosa hanno in comune queste persone. Pensate che volontariamente ed involontariamente si sono rese protagoniste dei famosi nastri colorati, chiamati oggi in mille modi: tapping kinesiologico, kinesiotapping, tapping kinesiterapico, tapping elastico, elastotapping e avanti il prossimo. Pensate che qualcuno ha anche fatto brevetti vantandosi ideatori di nuovi originali metodi, ma con gli stessi principi di applicazione. Quindi tanti nomi per dire e fare la stessa cosa dell'ormai famosi Cerotti colorati, ideati più di 60 anni fa. È diventato anche di importante utilità oggi, ma anche, onestamente, dobbiamo dirlo, di gran moda incontrastata nel mondo dello sport e anche in tanti altri settori oggi. Però il tapping, diciamo, neuromuscolare venne inventato in Giappone all'inizio degli anni 70, proprio da Kenzo Case, un dottore in chiropratica, che scoprì il grande aiuto che le applicazioni di Cerotti sulla pelle poteva dare ai muscoli e a tutti i tessuti del corpo. Inizialmente si avvalse di un cerotto che abitualmente veniva impiegato nel mondo dello sport, ma le caratteristiche di questo cerotto non lo convincevano, non lo convinsero più di tanto. Fu così che nel 1973 sviluppò una sua tipologia di cerotto. Questo cerotto aveva le caratteristiche di fornire semplicemente un sostegno di tipo meccanico alle strutture del corpo. Lo aveva studiato per avere una elasticità paragonabile a quella della pelle e dei muscoli. In questo modo, nel tempo, divenne possibile favorire i processi di guarigione del corpo in modo ancor più naturale, ovviamente. E poi gli si dimostrò anche l'efficacia e anche una maggiore velocità nella guarigione. Questa pratica venne dapprima sperimentata nell'ambito sportivo, dove ebbe in breve tempo, diciamo, una notevole diffusione. Subito dopo il tapping neuromuscolare venne introdotto anche nel campo della medicina riabilitativa. Però, ad onor del vero, bisogna dire che la sua notorietà la deve dalle Olimpiadi di Seul del 1988, dove in quell'occasione gli atleti giapponesi lo portarono, quindi fecero le applicazioni e lo portarono alla visione, possiamo dire, mondiale, no? Invece la sua conoscenza, diciamo, in Europa arrivò un po' più tardi. Mentre una delle primissime apparizioni, applicazioni della nostra nazione compare nel campionato italiano di basket, niente poco di meno che sul polpaccio di Stefano Mancinelli. Ma anche qui possiamo dire con certezza che per sdoganare in Italia il cerotto magico ci vollero gli europei di calcio del 2012. Quando tutti vi ricorderete, sono straconvinto di sì,
quando Mario Balotelli, dopo aver segnato un gol alla Germania, si tolse la maglia e mostrò i famosi cerotti, dietro la schiena, facendolo così esplodere e facendolo immediatamente diventare una moda. Questa pratica negli anni ha subito delle modifiche, ma non nella tecnica rimasta efficace ed uguale negli anni, bensì da pratica rivolta esclusivamente agli sportivi, oggi è diventata una prassi adattarla anche all'esperienza di svariati campi. Per questo, si stima che circa un 25% delle persone applica il tapping legato ancora, al movimento sportivo, ma c'è un buon rimanente 75% che è costituito da non sportivi e alle prese con problemi fisici di varia natura. Bene, buonasera a tutti. Buonasera, come state? Vedo come sempre che siete già numerosi, come sempre del resto ormai ad ogni diretta, questo mi fa molto piacere. Buonasera, buonasera, non mi metto a salutarvi uno per uno perché facciamo mezzanotte, quindi vi mando un abbraccio caloroso collettivo a tutti quanti, ai nostri allievi, ai futuri allievi e da chi non lo sarà mai, ma ha deciso comunque di farci compagnia il mercoledì, e ne siamo, ovviamente felici ed onorati. Scherzando e ridendo, che abbiamo stappato lo spumante poco fa, pochi, chiamiamoli pochi giorni fa, scherzando e ridendo, siamo già a metà marzo, ve lo vorrei dire, quindi è un effetto che fa a me oppure questo tempo scorre troppo velocemente. Non so voi cosa ne pensate, ma anche se in questo periodo tutti vogliamo che questo tempo scorra velocemente, ovviamente per tornare tutti quanti ad una normalità. Però il problema è che invecchio, quindi sono combattuto con questo tempo se farlo passare velocemente oppure no. Non so se anche voi avete questo tipo di malattia, ma io ho la malattia che sto invecchiando, quindi peccato che ancora non abbiano trovato la medicina, Però sappiamo per certo che con il massaggio lo ritardiamo sicuramente, E questo non è poco. Siamo arrivati alla diretta numero 55. E stasera tratteremo il corso relativo al tapping, come avrete ben capito, i famosi nastri colorati che tanto aiutano. Perfetto, allora iniziamo con una doverosa premessa, come sempre, anche se a volte mi ripeto, ma meglio dirlo 2 volte che non dirlo. Di applicazioni tapping ne esistono tante. E viene utilizzato, come vi dicevo prima, in tanti settori oggi, dal sanitario all'estetica fino al benessere. Chiaro è che vi parlerò solo di quello che ci riguarda, e cioè del nostro mondo del benessere. Per esempio, su quello che possiamo fare a livello cutaneo e muscolare, e non articolare o posturale oppure anti-age sul viso per un trattamento estetico. Diciamo che per quello che noi dobbiamo fare ed imparare ed eseguire non ci riguarda, non vogliamo come sempre sconfinare. Detto questo, partiamo e per prima cosa cerchiamo di capire che cos'è il tapping. E il primo aspetto da dividere, importantissimo, è quello di non fare l'errore di pensare come fosse un bendaggio funzionale. Bendaggio funzionale è una pratica di immobilizzazione parziale, che consiste nell'applicazione di bende o cerotti rigidi
con possibilità o meno di estensione, che consentono di, diciamo, proteggere le singole strutture da sollecitazioni nocive. In questo modo l'articolazione viene protetta e messa, come si usa dire, in scarico per ridurre così i tempi di recupero o per riprendere in alcuni casi una competizione sportiva o un allenamento in parziale sicurezza, ok? Cercando di limitare momentaneamente, possiamo dire, gli effetti acuti, diciamo, del trauma. Quindi il bendaggio funzionale ha uno scopo di impedire certi movimenti e di bloccare sia a livello articolare che muscolare. Il tapping invece, al contrario, serve a favorire la meccanica del gesto atletico attraverso una stimolazione neuromuscolare che agisce a livello cutaneo per mezzo dei recettori, dopo vediamo meglio, e di conseguenza a livello muscolare, favorendo anche un'azione a livello della circolazione sanguigna e linfatica. Il tapping è una tecnica che consiste nell'applicazione di un nastro adesivo ed elastico sulla pelle ed è in grado di svolgere un effetto terapeutico sia locale che a distanza per via riflessa. Quindi, a differenza di un bendaggio tradizionale che esercita un'azione, chiamiamola, limitante, questa tecnica punta a facilitare i movimenti cutanei e muscolari. Essendo applicato come una seconda pelle, sfruttando cosa? Le capacità a quel punto autoriparative del nostro organismo. È una tecnica basata su nozioni basilari di fisiologia e anche biomeccanica, per cui ci tengo a dire che dovrebbe essere applicata solo da persone formate e competenti. Uno dei requisiti, per esempio, per accedere ad un corso di tapping è senz'altro un'eccellente conoscenza dell'anatomia del corpo umano, in particolar modo muscolo-scheletrico, perché quando si deve decidere come applicare il tape, non può essere fatto semplicemente per imitazione su applicazioni viste, ma sulla base di una precisa scelta e le tecniche di base. Premesso questo, nel trattamento del tapping sono sostanzialmente quattro. E parliamo di tecnica decompressiva muscolare, parliamo di tecnica decompressiva drenante e di altre due tecniche rilevanti, la stabilizzazione con enfasi muscolare e la stabilizzazione con enfasi articolare. Vediamo allora di capire le differenze, anche se non possiamo vederle a livello pratico, ma anche perché, come sapete bene, i nostri interventi, i nostri corsi del mercoledì sono corsi teorici, ma comunque non è di difficile comprensione. Allora, cosa vuol dire decomprimere? Quindi vuol dire la parola stessa, vediamo se riesco a farmi vedere, diminuire una pressione, allentare delle forze. Ed è quello che va ad accadere nello spazio negli spazi, nello spazio interstiziale, in quella zona tra cuse e muscolo. Questo succede
grazie al nastro che, posizionato in un certo modo sul corpo, va a creare, come dire, delle pliche, delle piccole grinze chiamate convoluzioni in termini tecnico. In sostanza, questa applicazione va ad alzare la cute, creando uno spazio maggiore tra la parte cutanea e la parte sottocutanea. Si dice in termine tecnico un effetto vacuum, quindi si va a creare un vuoto maggiore. Questa dilatazione porterà una riduzione della pressione sui nociscettori, i recettori preposti al dolore, rendendoli meno sensibili e riducendo così intanto il dolore. La nostra pelle è come un campo minato, reagisce sempre a ogni stimolo che la colpisce mediante i recettori. Questo maggiore spazio porterà benefici anche sul sistema linfatico e sul sistema circolatorio. Questo spazio, garantito a livello interstiziale, cosa andrà a fare? A velocizzare gli scambi sia nel portare come un maggiore afflusso di sangue, oppure nel portare via una serie di sostanze, come nel caso di un drenaggio linfatico. Ecco che nel primo caso, quello di portare maggiore afflusso di sangue, potrà portare benefici, per esempio, per una muscolatura contratta, per un muscolo affaticato, per una rigidità della fascia. Nel caso invece contrario, di portare via liquidi, quindi drenare, porterà dei benefici antinfiammatori, ottimo per riassorbire più velocemente edemi ed ematomi e per altre conseguenze linfatiche. Quindi nella applicazione decompressiva il tipo di striscia da applicare è simile, quasi la stessa in entrambi i trattamenti. Quindi quando parlo di decompressione muscolare e quando parlo di decompressione linfatica. Quindi sia muscolare che drenante. Invece, quando andremo a fare l'applicazione, cambia la tecnica di applicazione del nastro. In un caso si cerca il ventre muscolare, la struttura muscolare. Nell'altro invece si cerca lo scarico linfatico. Invece, nella tecnica stabilizzante, cambia completamente l'approccio. Con la tecnica stabilizzante andiamo a lavorare sempre sul muscolo e le sue disfunzioni per il recupero. Queste possono essere per un sovraccarico muscolare, quindi muscoli tesi e contratti, oppure l'esatto opposto, muscoli lassi, allungati, con necessità di aiutarli a recuperare un tono muscolare. La differenza la definiamo con il concetto di enfasi, Vuol dire che privilegiamo una parte piuttosto che un'altra. Quando è ad enfasi muscolare, vuol dire che dobbiamo caricare sulla struttura muscolare, perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo che quel muscolo torni a funzionare o che torni a lavorare meglio. Quando parliamo di enfasi articolare, andiamo a ricercare un'applicazione che privilegi i muscoli, in quel caso stabilizzatori, quindi gli stabilizzatori attivi dell'articolazione interessata.
Per fare questo tipo di applicazione, a differenza della tecnica decompressiva, dove il nastro, si dice in gergo tecnico, è a carico zero, cioè vuol dire che viene steso sulla cute senza nessuna forza elastica, perché abbiamo detto che questo tape ha una conformazione, una caratteristica di elasticità. Quindi vuol dire che non viene steso sulla cute, quindi non viene esercitata nessuna forza elastica. In questo caso, invece, dobbiamo caricare il nastro di una forza di trazione. In quale percentuale? In una percentuale variabile da A, poi questi sono tutti i ragguagli tecnici che vedremo in aula, a seconda del lavoro muscolare o articolare che dobbiamo fare. Vuol dire dare una tensione in allungamento al tape. Questa tensione varia a seconda dell'enfasi muscolare rispetto a quella articolare e cambia anche la direzione delle forze del nastro, nel caso si voglia dare carico oppure scarico al muscolo. Ma ovviamente, mi ripeto, queste tecniche le vedremo in pratica in aula. Possiamo concludere dicendo che grazie a queste facilitazioni neuromuscolari si verificano nell'organismo differenti benefici che variano a seconda del tipo di applicazione, della direzione, della tensione. E anche attenzione della forma che diamo al nastro, perché a seconda di che comparto dobbiamo trattare e il tipo di trattamento che dobbiamo andare a fare, il nastro può essere ritagliato con svariati tipi di forme. Ma comunque la ragione generale del trattamento non cambia. Il nastro apporta equilibrio grazie al movimento continuo del nostro corpo, e quindi facendolo lavorare dove serve. Quello che a questo punto diventa interessante, da collegare ovviamente poi una volta fatto il corso, è capire l'utilizzo del tapping come trattamento coadiuvante. Il tapping ci viene in aiuto per un sacco di applicazioni, per un sacco di tecniche di massaggio. Possiamo utilizzarlo per stati infiammatori. Sappiamo che il massaggio in questa condizione non possiamo farlo. Allora cosa facciamo? Applichiamo il nastro con tecnica decompressiva drenante, cercando con l'applicazione lo scarico linfatico prossimale. E chi ha fatto il corso di linfodrenaggio sa benissimo di cosa sto parlando. Questo creerà, l'abbiamo detto prima, un vacuum ed andrà ad accelerare il processo riparatore. Quindi il nastro, senza alcun trattamento, lavorerà per noi, riducendo in quel caso i tempi dell'infiammazione. Ma può essere usato anche per le rigidità dei tessuti connettivali. Fatto un trattamento connettivale riattivante, per esempio su una delle zone più esposte come la zona lombare, dopodiché che facciamo? Andiamo, applichiamo un nastro, in questo caso con tecnica decompressiva muscolare, ed andiamo a portare nutrimento alla zona per 3, 4, 5 giorni fino al prossimo massaggio. Utile per i trattamenti linfatici. Dopo aver fatto il linfodrenaggio sulla zona di cui ce n'è bisogno, andiamo ad evidenziare molto bene gli edemi evidenti rimasti,
là applichiamo il nastro con tecnica decompressiva drenante, con scarico verso la stazione linfatica prossimale e quindi quella più vicina al terminus. Il nastro continuerà un lavoro per noi e per giorni, fino al prossimo trattamento linfatico. Per contratture muscolari, fatto il lavoro decontratturante sul muscolo, andiamo a fare un'applicazione, vediamo se abbiamo capito l'origine, la teoria importante del tapping, e quindi andiamo a fare un'applicazione decompressiva muscolare che porterà maggiore afflusso di sangue, rigenerando di conseguenza più velocemente le fibre. Per un recupero muscolare da infortunio, dove il muscolo deve tornare a lavorare per recuperare tonicità, in questo caso facciamo una applicazione stabilizzante con enfasi muscolare, con forze che porteranno carico sul muscolo. Dopo un massaggio sportivo, per il recupero da affaticamento muscolare. Questa è una condizione opposta alla precedente. E allora metteremo il nastro con la tecnica di stabilizzazione, sempre con enfasi muscolare, ma cambiando la direzione al nastro della forza di trazione rispetto al recupero di un muscolo ipotonico. Ma questo meraviglioso tapping lo possiamo applicare anche dopo un trattamento miofasciale per contribuire a riportare elasticità alla fascia, dopo un trattamento crioterapico anch'esso antinfiammatorio, dopo un trattamento di stretching accompagnato da mobilizzazioni articolari con quest'ultima che potrebbe portare ad una stabilizzazione con enfasi articolare. Come capite, il tapping è di aiuto per un sacco di trattamenti, ma non solo. Voglio farvelo vedere anche dall'altra faccia della medaglia, quindi non solo quella dal punto di vista tecnico-lavorativo, ma anche importante diventa l'aspetto del marketing. Oltre ai benefici accertati, il tapping ci permette nella stessa sessione di massaggio di fare un ulteriore trattamento. E questo non fa altro che aumentare la nostra professionalità. Per esempio, mi piacerebbe sapere quanti operatori di linfodrenaggio ci sono in Italia. C'è tanta confusione sul linfodrenaggio. Io parlo di veri operatori di linfodrenaggio metodo VODER. Ve lo dico io, pochi, per quelli che possono servire, troppo, troppo, infinitamente pochi. E di questi pochi, dopo un trattamento linfatico, chi applica il nastro? Chi mette il tapping linfatico dopo un trattamento di linfodrenaggio? Pochissimi, pochissimi. Ed allora credo che diventa facile capire che con poco possiamo fare la differenza. E siccome le competenze si pagano, perché le competenze vanno pagate, ci permette nello stesso trattamento di poter prendere un po' più soldi, fatemelo dire in modo venale. E questo ottimizza tempo denaro.
vi dico anche che se con il taglio del nastro vi preparate prima, perché sapete che dovete fare quell'applicazione e il nastro è pronto, e ve lo consiglio anche perché è anche un po' più professionale, massimo in 10 minuti fate l'applicazione. E quei 10 minuti, 10 minuti, non un'ora, 2 ore, 10 minuti fanno la differenza, credetemi. Chiudo con alcuni accorgimenti per l'applicazione del tapping, quindi vanno capiti bene anche questi aspetti, soprattutto per chi non è abituato a fare le applicazioni, e anche alcune domande classiche sul tapping. Allora, intanto, se abbiamo fatto, come vi dicevo adesso, preventivamente un massaggio, ci dobbiamo sempre ricordare di ripulire la parte che presenta residui di olio con un valido detergente, in modo che poi la parte adesiva aderisca perfettamente sull'intero tratto che vogliamo trattare, altrimenti il nastro non tiene, mi raccomando. In più state attenti ai soggetti che presentano un'importante, chiamiamola peluria, un bel pelo. Dobbiamo togliere il pelo. Non voglio dire fare una ceretta, può bastare anche una semplice lametta, anche se dopo è tremenda, però può bastare, perché altrimenti capite bene che la parte adesiva aderirà sul pelo e non sulla cute, quindi non andando così ad ottenere l'effetto che desideriamo ottenere perché il tapping, il nastro funzioni. Oltre ad imparare le varie applicazioni, diventa importante imparare anche a tagliare il nastro, il tape. Imparare ad essere precisi nel dare le varie forme che poi diventano determinanti per il risultato finale. Quindi bisogna esercitarsi ad imparare a tagliare nella maniera giusta il nastro. Bisogna imparare a smussare gli angoli in modo da non rischiare nei giorni successivi che il nastro nei punti delle parti periferiche appuntite si stacchi dalla cute, quindi la rotondità su quelle zone è importante. In più vi dico che la durata delle applicazioni va dai 3 ai 5 giorni, dove poi diciamo si va a perdere l'efficacia. Comunque è comunque un tempo sufficiente tra un trattamento e l'altro. Mentre il numero delle applicazioni varia ovviamente a seconda dell'andamento e del risultato ottenuto. Il cerotto, ricordatevelo, non contiene alcun principio farmacologico. La sua azione dipende interamente dalla costruzione dell'applicazione e dallo scopo prefissato. Niente di più. Alcuni si domandano se i diversi colori del nastro danno effetti differenti. No, la differenza di colori non corrisponde a funzioni diverse, non hanno nessuna valenza terapeutica. Casomai possiamo considerarlo un vezzo estetico. Non esistono controindicazioni nell'utilizzo. Perché? Perché essendo una tecnica che non si avvale di alcun principio attivo e quindi non potrà creare effetti collaterali. Se proprio proprio vogliamo parlare per forza di controindicazioni, sono le classiche di tutti i massaggi, e cioè parliamo di neoplasie, infezioni in atto, flebiti in questo caso. Anzi, mi viene da dirvi che in questo caso, essendo un nastro adesivo, possiamo aggiungere casomai allergie da contatto ai collanti, ma i casi sono veramente, veramente minimi, sporadici. Perfetto, come sempre, troppo velocemente arriviamo in fondo a queste lezioni, ma prima di salutarvi, visto la materia, voglio riepilogarvi velocemente il tutto per fissare bene in testa alcuni concetti.
Quindi abbiamo detto, seguitemi attentamente, il tagging viene applicato sulla pelle e in base alla posizione, direzione, tensione, questo può inibire un muscolo sovraccaricato e contratto o stimolarne uno ipotonia. Sull'epidermide infatti sono presenti, abbiamo detto, recettori nervosi in grado di comunicare con i muscoli sottostanti, in seguito quindi a stimolazioni esterne, tape. L'azione del cerotto allevia così il dolore, inibendo i muscoli contratti che premono sui recettori del dolore. Invece, in caso di edema, il tapping agevola il drenaggio linfatico. Grazie a che cosa? Al sollevamento della cute. In questo modo il cerotto determina una serie di convoluzioni della pelle, simili a piccole onde, che vanno ad agire sul flusso linfatico come pompe di drenaggio, andando a favorire così il riassorbimento dell'edema. Lo stesso principio vale non solo per togliere, ma per portare maggiore afflusso di sangue e maggiore nutrimento per contratture, rigidità muscolare, rigidità della fascia connettivale, eccetera, eccetera. Il tapping, infine, mantenendo in posizione corretta con l'applicazione le articolazioni, protegge ovviamente alla lunga tendini e parti legamentose. Bene, come sempre spero di essere stato chiaro nell'esposizione e di avervi portato un po' di informazione utile per quando verrete in aula a fare il corso sia muscolare che linfatico. Conviene, credo, una struttura teorica come il tapping, di cui abbiamo parlato stasera, conviene sicuramente riascoltarla, magari potete prendervi anche degli appunti, può essere materiale prezioso per non arrivare, passatemi questo termine, particolarmente acerbi sulla materia quando faremo il corso in aula. Allora mi fermo, vi do appuntamento come sempre per un nuovo corso tra 15 giorni, ci ritroviamo esattamente mercoledì 24 marzo, sempre ore 21:30, vi aspetto, come sempre vi ricordo, non dimenticatevi la data, se siete dei dimenticoni come me, che a volte sto 20 minuti a cercare gli occhiali e magari li ho sulla testa, ma questo fa parte dell'anzianità, segnatevelo sul telefono, ricordatevelo, e nel frattempo teniamo duro, alleniamoci con i massaggi, perché tra non molto tante persone avranno bisogno di noi e noi dobbiamo essere pronti lì a massaggiare. Come sempre vi ricordo due dati tecnici, per qualsiasi informazione scriveteci in posta privata oppure chiamate al numero di segreteria 0578 62772. Grazie, come sempre è un piacere, è un onore stare insieme a voi una mezz'oretta ogni 15 giorni. Al di là degli argomenti diventa anche un protesto, anche un pretesto per stare insieme, e quindi vi saluto come sempre, ciao grande famiglia, ci vediamo presto, vi mando come sempre un abbraccio e vi mando un bacio, un caloroso bacio, ciao 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 ciao, alla prossima.